Per me l'opera d'arte è oggettivazione per antonomasia e il mosaico è per me il massimo della possibilità oggettiva, è proprio concreto, hai la possibilità di spaziare mentalmente, ma hai anche la possibilità di toccare non solo con le mani, ma di toccare con l'anima, con gli occhi, diventa una ginnastica dell'occhio. Come l'atleta si prepara per anche così il mosaicista o chi fruisce del mosaico ha un esercizio, una ginnastica proprio, che diventa un'educazione, diventa un modo di essere, diventa un modo di pensare. Sono cresciuto con un'educazione al colore, per esempio, molto diverso da una generazione come la tua, che è cresciuta con i colori della televisione, con il neon, eccetera. E questo io ne sono consapevole, anzi punto il dito su queste possibilità. Per esempio, mi entusiasmano sempre di più i colori naturali della pietra, del sasso, eccetera. Questi materiali spesso considerati poveri per me sono entusiasmanti dal punto di vista cromatico, dal punto di vista fisico. Ci sono delle pietre di scarso pregio, che hanno delle valenze cromatiche assolutamente importanti. Vedi, mi piace lavorare con molti misti. C'è stato un periodo che andavo nei laboratori degli amici di Luciana Noturni soprattutto e gli chiedevo tutti gli scarti che loro non usano, perché a me piace lavorare non con un unico colore. Ti faccio vedere una cosa meravigliosa. Qui, là. Nascosti, ci sono tutti i colori di questo mio insegnante, vedi le confezioni che aveva. Ecco, guarda. Allora io ho comprato tutto il blocco, le figlie me l'hanno offerto, lui è morto 10 anni fa. Sono colori di 1500 anni fa, sono originali questi. E lui, vedi, li ha raccolti, li ha sistemati. Questi sono colori originali perché lui restaurava. Sono dei colori magici. Sono tessere perché sono crollati tutti i mosaici durante la guerra e prima ancora della guerra. E allora loro, questi mosaicisti della vecchia generazione, li hanno raccolti e alcuni li hanno utilizzati per fare delle copie che adesso hanno già 60-70 anni che sono, e quindi sono delle copie che hanno già un valore anche per questo motivo. Sono materiali che hanno 1500 anni. Come il percorso che hanno fatto quasi tutti i ragazzi della mia età che si occupavano di arte, cioè quindi la derivazione da una scuola d'arte, poi l'Accademia di Belle Arti. E ad un certo momento, verso la metà degli anni 70, ho avuto una grande crisi perché mi sono accorto che con la pittura ripetevo le stesse operazioni mentali. E quindi ripetevo me stesso, quindi a 25 anni non si può permettere di rifare se stesso tutte le volte che si accinge a fare un atto creativo. Per cui ho abbandonato la pittura, mi sono riappropriato del mosaico perché il mosaico mi ha fatto riflettere molto e mi ha messo in sintonia col concetto del tempo. Che non è il tempo del sole, il tempo dell'orologio, ma il tempo della coniugazione tra intelletto e sentimento.
sono diventato in quel periodo assolutamente anacronistico, in effetti nessuno voleva sapere di me, del mio lavoro, improvvisamente da un giovane pittore rampante che era sotto l'attenzione di qualche critico, improvvisamente mi sono ritrovato da solo a frequentare questo mondo e questa situazione. Sono rimasto solo per circa 25 anni, nessuno voleva sapere del mosaico, era impossibile comunicare con questo mezzo espressivo, con i fruitori, con i galleristi, con i critici d'arte, con i mercanti d'arte. Io ho cercato di spingere là dove ho trovato del duro, frequentare il mosaico. Per esempio, con della pietra diventa abbastanza intrigante e difficile riuscire a dare una sensazione di trasparenza all'opera, oppure di umidità, oppure di leggerezza. Ecco. Guarda, per me fare un mosaico è come la vestizione del guerriero o del torero per andare a combattere, per andare a produrre una situazione. E quindi l'operazione vera, il mosaico vero, è propedeutico all'esecuzione. Il mio progetto è un progetto mentale, è un progetto di verifica, di materiali, di ricerche, è un progetto in itinere. L'opera spesso si modifica in base ai tempi di esecuzione, in base al processo esecutivo. Non sempre l'opera che, così come la penso, viene poi realizzata. Ci sono degli aspetti che il mosaico prende lui la predominanza cioè il materiale musivo, prende la predominanza lui sulla mia volontà, anche se io tendo sempre a controllare. È un po' come il discorso della casualità controllata, no? La casualità controllata è un elemento essenziale in gran parte della pittura del fine Novecento, eccetera. Quando si riesce a controllare la casualità e a usarla, allora secondo me si ottengono dei risultati buoni. Da sempre l'uomo ha percorso il mosaico e ha frequentato il mosaico in qualsiasi momento, in qualsiasi periodo storico. Fin dal 3000 avanti Cristo, ha accompagnato sempre l'uomo, se lo analizziamo dal punto di vista storico. E in effetti entra dentro la natura dell'uomo questo modo di ricomporre i frammenti, ricomporre la frammentazione. E tutti questi processi che consentono all'uomo di produrre un'entità facendo dei collegamenti di altre entità, per me è la vita, è la dimostrazione che si è in grado di avere intelletto e sentimenti.